Buonasera cari amici di Visione TV, benvenuti ad una nuova puntata del nostro talk della sera dietro il sipario. Torneremo a parlare anche oggi della gravissima situazione democratica in atto, o meglio, antidemocratica, visto che da quando c'è Draghi, l'Italia non si può più definire un paese a democrazia compiuta. Ne parleremo con tre illustri ospiti. Comincio con il presentare Silvana De Mari. Ciao Silvana. Buonasera a tutti, tra l'altro ho la fortuna di avere vicino a me l'avvocato Francesco Fontana, quindi oggi il mio collegamento vale doppio. Bene, salutiamo anche l'avvocato Fontana. Con noi c'è Buonasera. Buonasera. anche Gianluca Marletta. Ecco, Ciao Francesco. direttamente dall'iperuranio. Esattamente. Poi dicono che abbiamo collegamenti provinciali. Ecco, questo anche come risposta a chi ci vuole sminuire. Saluto e ringrazio infine il professore Guido Maria Cappelli. Buonasera a tutti, buonasera. Guardiamoci il primo servizio. La campagna vaccinale è clamorosamente fallita. Dopo un anno passato ad adorare il siero salvifico che libera presuntivamente dal male, gli italiani cominciano a capire di essere stati raggirati e ingannati da un potere subdolo e senza scrupoli. C'era stato detto che con una copertura del 70% si sarebbe raggiunta la conclamata immunità di gregge, buona per mettersi definitivamente alle spalle l'ansia pandemica. C'era stato detto che i vaccinati sarebbero stati finalmente al sicuro, immuni rispetto alle insidie di un virus palesemente ingegnerizzato e utilizzato dalle elite globaliste per accompagnare un cambiamento politico e sociale. C'era stato detto che solo tramite comportamenti saggi e responsabili avremmo riacquistato libertà ora negate dalla presenza del malefico agente patogeno, non dalle pulsioni di un governo dittatoriale ed eterodiretto dall'esterno. Hanno mentito su tutto e per impedire che la verità venga colta dalla pubblica opinione non trovano ora nulla di meglio da fare se non tappare la bocca a chi ragiona e dissente. Silvana, ecco, prima bastava il 70% di vaccinati per l'immunità di gregge, poi era il 75%, poi era l'80%. Poi bastavano due dosi, adesso ce ne vogliono tre, a breve comincerà la quarta, però la colpa non è di quelli che hanno mentito dall'inizio e continuano a mentire, ma di quelli che invece non si sono bevuti le bugie del regime. Ecco, viviamo dentro un mondo capovolto. Non ti, Ho un ecco, avvocato prego fianco Silvana. a me e poi ho voi tre, quindi a questo punto io parlerò solamente della piccola porzione che mi compete, che è l'emergenza sanitaria. L'emergenza sanitaria è gravissima, perché tutto quello che è stato fatto, nulla escluso, è stato fatto per danneggiare la salute pubblica. Adesso io nel comitato tecnico-scientifico in maggioranza si tratta di antropologi, sociologi e psicologi sociali. Ma qualche medico c'è? Io non ho idea su quanto piccoli siano i libricini su cui questi hanno studiato medicina. Sono molto perplessa. Allora, la nostra prima difesa è il nostro sistema immunitario. La nostra seconda difesa è il cosiddetto microbiota. Mi scuso per questi termini, che microbiota vuol dire l'insieme di virus e batteri che ci proteggono. Il più famoso è nell'intestino, ma noi abbiamo microbiota anche sulle mani. Nel momento in cui io passo tutte le mie mani in continuazione con una soluzione idroalcolica, distruggo il microbiota delle mani, quindi mi espongo a infezioni, ma inoltre seleziono virus e batteri resistenti ai disinfettanti. Nel momento in cui io metto una mascherina, io modifico il microbiota della cute, quindi favorisco l'eczema o l'herpes, modifico il microbiota della bocca, quindi favorendo faringiti e otiti, posso facilitare anche le carie. Nel momento in cui vaccino durante un'epidemia, soprattutto Dio non voglia un'epidemia virus RNA, scateno mutazioni, questo è evidente, ma deprimo anche il sistema immunitario, perché a questo punto blocco il sistema immunitario sull'immunità umorale, lasciando completamente, non stimolando la prima immunità, quella che è l'immunità più antica, l'immunità primaria, l'immunità cellulare. Il risultato è che le persone vaccinate o appena vaccinate sono immunodepresse. I bambini molto vaccinati sono immunodepressi, signori, la loro immunità cellulare non funziona tantissimo, infatti statisticamente finiscono al pronto soccorso per broncopolmonite, magari non per morbillo, per carità, ma non so se è quello, molto più spesso. Il sistema immunitario viene gravemente compromesso dall'inchiudere la gente in casa. La prima regola per tenersi il sistema immunitario alto è stare all'aria aperta almeno 2 ore. Noi abbiamo avuto il lockdown durante il quale si poteva portare fuori il cane, ma non il bambino. Il sistema immunitario si deprime nella paura, si deprime nell'incertezza. Tutte le volte che passa la faccia di Crisanti in televisione, il sistema immunitario crolla.
Inoltre, la gente mi telefona dicendo sono assolutamente costretto a vaccinarmi, usiamo questo scorretto termine vaccino, che cosa può darmi per purificarmi? Che cosa può darmi per diminuire i danni? Che cosa posso darti per purificarti, per diminuire i danni? Tu ti stai facendo mettere nel corpo una roba che non vuoi? Allora, scusate, tutto quello che abbiamo detto fino adesso, la Costituzione, la lasciamo perdere le Oviedo, Helsinki e Norimberga, che la maggioranza della gente non ha mai sentito nominare, ma la Costituzione e la dichiarazione di diritti umani, questi dovrebbero averlo sentito nominare, era tutta carta straccia. Noi non conosciamo gli effetti a distanza di questa roba, abbiamo il vago sospetto, un po' perché siamo complottisti nostri, un po' leggendo i loro foglietti illustrativi, che tra gli effetti collaterali ci saranno tra qualche anno le malattie autoimmuni e le malattie tumorali. Nel frattempo ci sono alcune malattie talmente frequenti che vengono addirittura considerate la norma, tipo l'herpes o un mal di testa feroce, un mal di testa terribile che dura 24 ore su 24. Uno va al pronto soccorso e dice un mal di testa terribile. Sono stato vaccinato, ci sta, dice l'infermiere, non scrive nemmeno il suo nome da qualche parte, su un registro, dice prende la tachipirina, sì, prendi la tachipirina, fattiti dutatione già che stai da schifo, continua a stare così, è così che si fa. La gente non è curata, mi telefonano in continuazione, ho il Covid, il suo medico cosa le ha detto? Il mio medico non mi risponde al telefono, il mio medico mi ha dato la tachipirina, il mio medico mi ha detto di prendere la tachipirina, misurarmi la saturazione, se si abbassa andare direttamente io in ospedale senza telefonargli più, vai. Poi non c'è solo il Covid, ci sono i cancri che ne sono curando, ci sono le endoscopie che ne sono state facendo, ci sono le sale operatorie bloccate perché i chirurghi e infermieri si sono messi a fare, chiamiamoli vaccini, tanto per dire qualcosa. Ci sono una marea di problemi. Dottoressa, mi hanno fatto la prima puntata di questa tragedia, sì. È venuta la sclerosi a placche. Il neurologo dice che potrebbe essere stato il vaccino, ma non me lo mette per scritto. Va bene. Non faccio la seconda dose, quindi mi hanno tolto il Green Pass. Allora. Insomma, la situazione è davvero drammatica. Silvana, perdonami se ti interrompo. Adesso se puoi concludere, così facciamo un primo giro, sentiamo anche gli ospiti e poi torno da te. Prego. Concludo. Quindi, grazie alla paura terribile di una malattia, siamo tutti molto più malati, ma drammaticamente più malati. Ecco, Silvana De Mari ha subito brillantemente offerto un quadro molto nitido della situazione. Cioè siamo a distanza di quasi 2 anni, ancora vittime di questa narrazione emergenziale. Ogni giorno ci dicono che l'emergenza finirà domani. Da un anno ci presentano questo siero salvifico come soluzione per tutti i nostri problemi, ma viviamo un altro Natale, identico se non peggiore rispetto a quello dell'anno scorso. Nel frattempo la gente si è abituata a vivere con un QR code attaccato. E, insomma, la situazione è grave, Marletta. Ah, è grave, peraltro secondo me, abbiamo detto anche altre volte, il discorso sanitario a mio modesto parere ormai è stato superato, cioè nel senso che non è più prioritario a mio parere, è stata un'ottima scusa per arrivare a un esperimento sociale assolutamente inedito e che non poteva essere realizzato in nessun'altra maniera. E se si tratta, ecco, ma tu sei d'accordo sul fatto che lo hanno liberato apposta questa gente? Ma questa è una cosa che effettivamente nessuno di noi potrà mai dire, forse ai posteri l'ardua sentenza. Indubbiamente ci sono tutta una serie di elementi che potrebbero far pensare, credo che ormai sia chiaro, alla artificialità del virus, e qui ci sono anche tutta una serie di retroscena che sappiamo benissimo riguardo a ai vari misteri di Wuhan, peraltro misteri divisi, equamente divisi tra la Cina e l'Occidente, perché il problema è che Wuhan non era un laboratorio in cui operavano solamente medici cinesi, questo lo sappiamo benissimo, avevano operato innanzitutto i francesi, poi i canadesi e gli americani. E c'è stato un periodo in cui le accuse a rimpiattino tra Cina e Stati Uniti riguardo a quella che poteva essere l'origine del virus, hanno dominato anche per un istante in qualche modo l'opinione pubblica, poi non se ne è parlato più. Non so se vi ricordate qualche mese fa, quando la questione dell'artificialità del virus incredibilmente uscì fuori anche nelle televisioni più mainstream, TG1, TG2 e reti di Berlusconi, incredibile, no? Evidentemente in quel momento la questione venne tirata fuori perché era, diciamo, collegata a un certo tipo di strategia politica.
Però, ripeto, è una questione che ormai non è assolutamente più tabù, penso che ormai l'abbiano capito in molti, ma del resto già da qualche settimana dopo l'esplosione della cosiddetta pandemia se ne stava parlando, ne hanno parlato i servizi segreti israeliani, se vi ricordate, soprattutto alcuni membri in pensione dei servizi segreti israeliani, ne aveva parlato in una ricerca anche abbastanza approfondita all'Università di Nuova Delhi. Una ricerca che poi sparì dagli archivi dell'università nel giro di qualche settimana, ma comunque insomma è ancora oggi Lo rintracciabile su spiegò anche internet. Montagnier fin dall'inizio, che erano sequenze completamente artificiali. E chiunque ha Esattamente, avuto questo virus si rende conto che ha a che fare più con una sindrome d'avvelenamento che con una sindrome parainfluenzale. Prego, Marletto. esattamente. Esattamente, quindi ecco, quale sia poi la ragione, cioè se inizialmente il grande dubbio è questo, no? Cioè, se sia stato il virus liberato per realizzare l'esperimento sociale a cui noi oggi assistiamo, purtroppo e di cui siamo tutti quanti vittime, oppure se in qualche misura certi poteri abbiano preso la palla al balzo. In ogni caso, al di là di questo, noi oggi ci ritroviamo veramente in una sorta di scenario kafkiano, perché davvero, insomma, quello che sta accadendo è qualcosa di incredibile. E forse nessun altro strumento in qualche misura avrebbe potuto causare questo tipo di crisi. Mio modesto parere, non voglio fare il profeta di sventura, però quando si cominciano a sentire alcune voci dall'alto, è che non sarà solo l'emergenza sanitaria quella che ci aspetta, ma questo tipo di Green Pass è sicuramente uno strumento che è stato concepito, soprattutto questo qui, questo ultimo che è entrato in vigore da ieri, che probabilmente ci aspettano altri tipi di crisi. Quanto si sta parlando, per esempio, di crisi energetica o di eventuali blackout in questi giorni? È quasi un continuo. Se ne comincia a parlare anche in televisione, ne parlano i politici ed è estremamente singolare. Insomma, il mio modesto parere è che ci attendono una serie di crisi. In qualche modo sono già alcune sono crisi congenite di tipo economico che già esistevano prima del Covid e che il Covid in qualche misura forse da una parte ha mascherato e dall'altra sta facendo esplodere. Ma anche altri tipi di crisi che sono appunto legate alla questione energetica, alla questione climatica, per cui il controllo sociale sarà sempre più utile. E occhio, direi anche alla crisi geopolitica che si sta configurando nell'est europeo. Perché la crisi geopolitica in Ucraina e in Russia, che viene a quanto pare alacremente ricercata dall'Occidente, perché mi sembra che la NATO stia facendo di tutto per provocare la Russia fino al limite dell'inconcepibile, potrebbe tra l'altro essere l'ennesima scusa per una crisi qui da noi. Insomma, quale situazione migliore di un conflitto, anche pure regionale, nell'Europa orientale o nel vicino Oriente, per creare un blackout? Ecco, per esempio, in quel caso un blackout sarebbe pienamente giustificato, visto che la maggior parte delle risorse energetiche noi le andiamo a prendere lì come europei. Quindi occhio, perché la situazione è molto, molto, molto più complessa. Non illudiamoci che il problema sia solo il governo Draghi, cioè il governo Draghi è una delle teste di un'idra spaventosa che ha il suo centro chissà dove, ecco, e Ecco, che beh, su è questo intenzionata a mettere in crisi tutta la nostra società. sono d'accordo con te, Gianluca. Questa è un'operazione chiaramente pianificata nei centri più perversi dell'elite globalista, che non sapeva più come tenere insieme un rispetto formale delle regole della democrazia liberale con il controllo delle sfere di comando. Ecco, professor Cappelli, obiettivamente questa narrazione pandemica ha rimesso in piedi un modello di globalizzazione che stava palesemente morendo. È plausibile ritenere che quelli che oggi propongono soluzioni sono gli stessi che hanno creato scientemente e volutamente il problema? È possibile ritenere che le grandi piattaforme digitali, quelle che hanno impedito a chi come noi fin dall'inizio ha puntato il dito contro alcuni centri, impedendoci cioè di individuare e denunciare la natura artificiale di un virus che era chiaramente utile ad alcuni mondi, ecco, è possibile puntare il dito contro di loro e indicarli come assassini di fronte alla pubblica opinione mondiale? O è un salto logico troppo elevato? E non la sentiamo. Il microfono, professore. Eccoci, Ecco. allora, dottor Toscano, la ringrazio della sua domanda, come sempre
complessa e stimolante. E devo dirle che io per sistema, diciamo così, mentale, di approccio alla realtà, mi limito a quello che vedo, a quello che c'è, a quello che è in atto, alle dinamiche che sono in atto. Quindi, diciamo, non so se noi possiamo attribuire pianificazioni precise, volontà assassine. Quello che è chiaro, secondo me, e che già è in atto, è l'emergere chiaro di un intervento pianificato, non dico da prima, ma certamente da tutto quello che sta succedendo negli ultimi 2 anni, c'è certamente qualche cosa di razionale, cioè una specie di caos controllato, la chiamano infodemia, no? Questo esplodere di notizie, ma anche di provvedimenti che sono in se stessi contraddittori al limite dell'illogico, dell'irrazionale, che io ho chiamato il governo dell'illogico, e che chiaramente è qualcosa di voluto. Di voluto da chi? Di voluto dai grandi poteri privati internazionali che in questo momento stanno vincendo la battaglia, cioè un settore molto individuabile e preciso delle elite globali, che rispondono alla logistica, all'informazione, alla medicina, quindi il big tech, il big pharma e la grande logistica. Se mettiamo tutte queste cose insieme e pensiamo che ci sono chiare imbricazioni con governi che non vanno più visti come governi puramente statali, ma come entità, coacervi colonizzati da questi poteri privati, quindi noi abbiamo a che fare con un grande coacervo pubblico-privato che sul piano teorico i globalisti riuniti nel World Economic Forum chiamano stakeholder, no? Sono i portatori di interesse che in qualche modo hanno colonizzato e si sono fusi quasi con lo Stato attraverso un meccanismo molto noto da decenni delle porte girevoli. Bene, il passaggio fra organismi di controllo pubblici, cosiddetti pubblici, e entità private che invece dovrebbero essere controllate. Il famoso problema di quis custodi et custodes, chi custodisce i custodi, chi ci protegge dai nostri protettori. A questo punto il modello che emerge però, secondo me, non è più un capitalismo nella sua fase estrema, ma è qualcosa di nuovo. Qualcosa di mostruosamente nuovo, ed è qui la mostruosità. Io sono d'accordissimo con gli interventi che mi hanno preceduto, in particolare con il professor Marletta, che lo ha messo molto bene in rilievo. Qua la questione non è più puramente sanitaria e non è neanche minoritariamente sanitaria. Noi andiamo verso l'imposizione di un modello di post-totalitarismo post-capitalista, in cui la distinzione che ha retto la civiltà occidentale politica negli ultimi secoli fra pubblico e privato è collassata, e quindi ci troviamo, non dico che non è più capitalismo, perché il capitalismo in linea di principio presuppone almeno la possibilità in linea teorica di arricchirsi, di far circolare il denaro. Qua invece siamo di fronte a una cosa molto peggiore, siamo di fronte all'accentramento totale, assoluto, della produzione di ricchezza e della distribuzione di ricchezza in mani private, che hanno appunto colonizzato il pubblico. Quindi non possiamo, secondo me, parlare nemmeno più di ultima fase del capitalismo, e neanche di totalitarismo in senso classico. Perché? Perché il totalitarismo era basato su un'ideologia contrapposta a un'altra. Qui no, qui abbiamo un pensiero unico sanitario, liquido, non particolarmente ideologizzato, non particolarmente strutturato, non c'è nessuna filosofia dietro, se non il peggior transumanismo, che però non passa alle masse. Le masse sono semplicemente controllate senza ideologia. Lo potremmo chiamare un post-totalitarismo oppure un totalitarismo post-ideologico. Questo, secondo me, è lo scenario letteralmente distopico che abbiamo di fronte. Ecco, è un quadro davvero devastante che delinea i contorni di una guerra più spirituale che politica e non economica, perché poi di fatto stiamo parlando del superamento dell'identità umana, cioè il superamento di concetti come libero arbitrio, libera capacità di determinarsi, capacità di scegliere, cioè stiamo entrando davvero dentro atmosfere che prevedono una chiara ibridazione tra l'uomo e la macchina, tra l'altro sono concetti messi nero su bianco da uomini come Klaus Schwab, gran cerimoniere del forum di Davos. Siamo già dentro una spirale eversiva e dittatoriale, non è più un'opinione né una paura, ma è un dato di fatto. Guardiamo il secondo servizio.
Fortunatamente milioni di italiani stanno rifiutando la terza dose, consapevoli di essere stati utilizzati come cavi da un potere immondo e perverso. Questi italiani, sommandosi ai tantissimi che hanno compreso l'imbroglio fin dall'inizio, hanno ora il dovere di organizzare una forma di pacifica resistenza contro un regime che attenta alle libertà fondamentali di ognuno di noi. Bisogna costruire un'alternativa politica forte e credibile che offra rappresentanza ai tanti vessati e discriminati dal governo Draghi, sostenuto da partiti complici e moralmente corrotti. Senza affrontare rapidamente il problema, il rischio è quello di finire completamente espulsi dal contesto sociale, emarginati e isolati da una comunità incattivita scientemente da un circuito mediatico monolitico e infame. Il periodo che viviamo ricorda tristemente le dittature del secolo scorso e chi nega il ritorno del totalitarismo o è un idiota o è palesemente in malafede. Ecco, Silvana, io non so come si possa più negare la presenza di un vero e proprio regime. Tutti quelli che protestano vengono silenziati, i medici che non si allineano vengono sospesi, quelli che non ripetono come dei pappagalli le idee partorite nei centri del potere vengono diffamati, in alcuni casi minacciati, silenziati, perfino attraverso la forza pubblica. Ecco, insomma, a te davvero sembra strano che si parli di dittatura conclamata? È una dittatura come mai se n'era vista prima. Noi usiamo le immagini dei flessi condizionati. Quindi noi abbiamo l'idea di una dittatura, ci deve essere qualcuno che marcia a passo dell'oca, ci deve essere una polizia che viene a sbatterti in prigione se tu mettiamo e preso in giro Draghi. Tutti noi possiamo prendere in giro Draghi, possiamo fare vignette dove Draghi è il riso. Quindi è una dittatura che non somiglia per niente a quelle precedenti. Ma non per questo non si può definire dittatura, è sicuramente una dittatura. Un qualcosa dove una creatura umana è costretta a farsi iniettare nel corpo qualcosa che non vuoi, è sicuramente una dittatura. Dal punto di vista giuridico, tu che ne pensi? Comunque, è stato detto, si è parlato di mondo capovolto. Ecco, avvocato, si metta un po' più al centro, che non la vediamo, sennò vediamo solo mezzo naso. Ecco, così era meglio, prego. Mondo capovolto perché questo sistema è riuscito a capovolgere anche i principi della gerarchia delle fonti del diritto, nel senso che attraverso il classico meccanismo della creazione della consuetudine si è giunti ad una totale irrazionalità giuridica esattamente per un governo dell'illogico, come ha detto il professor Cappelli. E questo capovolgimento ha fatto sì che ci troviamo adesso di fronte ad una totale accettazione della stragrande maggioranza delle persone dell'ennesimo passettino che fa questo mostro, questa testa di idro spaventosa, come è stato detto, che si poggia su due gambe, come dico sempre io, la menzogna sanitaria e la menzogna del diritto. E quindi l'ultimo passettino è quest'ultimo decreto legge, il decreto legge 172, che praticamente ha aggirato gli stessi limiti che il mostro si era posti, cioè il limite del 31-12 come conclusione dello stato di emergenza che avrebbe potuto far crollare tutto il sistema. Chiaramente l'intenzione non è quella di far crollare tutto, perché avendo legato l'obbligo vaccinale, avendolo esteso al completamento del ciclo vaccinale, di fatto il decreto legge 672 aggira l'ostacolo della fine dello stato di emergenza e ci porta ad un consolidamento di consuetudini capovolte, di illogicità, di follia giuridica, a tal punto che gli stessi destinatari di questa estensione dell'obbligo vaccinale, sia i sanitari che tutti gli altri dipendenti, neanche la stragrande maggioranza non ha più neanche la capacità di individuare la stessa procedura all'interno del decreto legge che prevede una prassi di accertamento dell'inottemperanza all'obbligo vaccinale, e quindi la stragrande maggioranza delle persone si è autoconvinta che il 15 di dicembre riceverà subito la sospensione dal proprio lavoro, dall'attività lavorativa, per non aver ottemperato all'obbligo vaccinale, mentre in realtà a partire dal 15 di dicembre si avvia una procedura per poter eventualmente arrivare all'atto di accertamento dell'inottemperanza all'obbligo vaccinale. Questo lo sottolineo. Ma poi quale obbligo c'è? In realtà ti chiedono il consenso informato, cioè te la devi assumere tu la responsabilità per quello che ti iniettano. Quale obbligo? Esattamente.
Nel momento in cui poi chi vuol resistere decide di arrivare al dunque, cioè di recarsi al lab vaccinale o comunque di, dopo aver fissato l'appuntamento, e basta andare lì formati e consapevoli che tutto quello che sottopongono alla firma non è altro che un obbligo, un ricatto, e quindi non è un consenso non libero e non informato, a quel punto allora inizia la vera e propria battaglia. Ma in questo momento di fatto è un gioco infingardo di questo governo, di questo Stato, che sta cercando di aggirare gli stessi limiti che per parare la faccia, per salvare la faccia, si era posti. Non è un obbligo, non può essere imposto. Silvana, prima di tornare da Marletta, ecco, ti volevo chiedere un parere. Ecco, io ho avuto anche, sono risultato positivo a un tampone, anche tu sei stata molto carina, mi sei stata molto vicina in questi giorni. Posso testimoniare che si può affrontare con spirito di serenità, senza farsi prendere dal panico. Questo non vuol dire minimizzare oppure insolentire chi invece ha avuto forme severe, quindi si infastidisce nel sentire l'opinione di chi dice: io da non vaccinato ho superato senza grandi patemi questo problema. Però di contro ci sono anche una marea di svalvolati anche nell'area dei cosiddetti contestatori, che nega proprio in radice l'esistenza di qualsiasi problema. Ecco, tu non pensi che questi personaggi alla fine rischiano di minare il nostro campo e di fare più danno che non, esatto, che non essere utile? Insomma, c'è uno che ha il cognome, mi pare, di un allenatore di calcio che stava al Genoa, che dice che non esiste niente, che non è stato sequenziato, che non è stato isolato. Ma la posizione di questi a me sembra da circo Orfei. Prego, Silvano. Allora, il fatto che il virus non sia stato isolato non vuol dire che non esista. Per isolare un virus bisogna fare una serie di operazioni che, a isolarlo, avere solo lui in una provetta, iniettarlo in una cavia, la cavia si ammala. Se non hai la cavia, se non hai l'animale dove poter causare la malattia, non sempre si riesce a fare questo. Questo non vuol dire che non esista. Io vorrei dire una cosa, sono d'accordo su voi su tutto, meno su un punto. Voi dite che tutto questo è il governo dell'irrazionalità. Non c'è nulla di irrazionale. L'irrazionalità è una tecnica precisa di mindfucking, è una tecnica che si chiama comunicazione schizofrenogena, ed è fondamentale. Per esempio, nei campi di concentramento, a fronte di sei sporco, eccetera, ma devi rifare il letto senza una piega, ma il letto è pieno di pidocchi, ma devi farlo senza piega. Quindi la contraddizione, mettere di fronte continuamente la gente alla contraddizione. Stiamo 2 mesi in casa, così salviamo il Natale, una sola iniezione e vi immunerà per tutta la immunità. La gente che si contraddice e non giustifica le proprie contraddizioni, queste sono tecniche precise, studiate a tavolino tecnici della comunicazione e di quello che prima si chiamava lavaggio del cervello, adesso si chiama mindfucking, perché lavaggio è una roba carina, io prima la roba sporca, poi la lavo e viene pulita. Invece mindfucking ha un significato un po' così, e sono tecniche precise e necessarie. Non solo, ma nel momento in cui mi trovo di fronte a gente che si contraddice, non mi giustifica le sue contraddizioni, mi dà degli ordini assolutamente dementi. Tutti noi abbiamo bevuto un caffè in uno scovolino di carta sotto la pioggia, pensando che questo salvava milioni di vite, per poi salire su un autobus strapieno. Tutte queste contraddizioni, irrazionalità, sono invece assolutamente funzionali ai danni psicologici. È chiaro. Gianluca, io ho una sensazione che se alla fine negare la natura stessa obiettiva del problema ha come risultato quello di coprire gli autori di questo misfatto, perché se il problema non esiste, non esistono neanche gli assassini che lo hanno pianificato, lo hanno costruito, lo hanno veicolato, lo hanno liberato e ci hanno costruito su una campagna globale di terrore finalizzata a cambiare l'ordine politico e sociale. Poi non mi si dica che gente come Bill Gates, come Anthony Fauci, come Biden, come Draghi non sarebbe in grado di immaginare la consumazione di un cambiamento di potere sulla base del sacrificio voluto di milioni di persone. Lo hanno già fatto, dichiarando guerre inutili, sanguinari, in Iraq, in Afghanistan. Questa è gente, diciamo, che uccide per Costituzione. Marletta. Innanzitutto devo spezzare una lancia a favore di quello che ha detto poco fa Silvana, perché lei ha colto, secondo me, esattamente il centro della questione. Non c'è assolutamente nessuna irrazionalità, cioè l'irrazionalità è totalmente apparente.
quello che si vuole in qualche modo perseguire una sorta di dissonanza cognitiva collettiva, dove alla fine si perdono anche i punti di vista, i riferimenti, qualunque tipo di riferimento solido. Cioè l'idea che questo governo, questo potere dà è di una totale irrazionalità, ma proprio perché c'è una totale irrazionalità apparente, è evidente che la gente cerca disperatamente anche in qualche modo una stabilità. Una stabilità. E qui è estremamente interessante notare come a un certo punto poi sono cominciate a uscire fuori le grandi figure che in qualche misura sono nella psicologia collettiva le figure rassicuranti. Ecco, per esempio la figura del pontefice o presunto tale che si è fatto portatore della campagna vaccinale, addirittura insomma quasi introducendolo in una sorta di decalogo, di neodecalogo, insomma, per cui ormai il non vaccinarsi è diventato una sorta di undicesimo peccato mortale. Ed è interessante, no? Perché a quel punto la popolazione media in qualche modo si rassicura, c'è anche una persona che è totalmente lontana dalla fede cattolica, per esempio, quando vede il Papa che dice certe cose, evidentemente si sente largamente rassicurata, cioè quindi non è solo il potere che ce lo sta dicendo, ma c'è anche l'autorità spirituale, d'accordo? E ritornando al discorso della negazione del virus del Covid, questo tipo di psicopatologia, perché tale è, l'ho notata fin dall'inizio del fenomeno, anche 2 anni fa, quando... Ah, scusami, no, tu la chiami psicopatologia, ma secondo te sono soltanto scemuniti o sono funzionali al sistema che devono blindare? Perché comunque per il mainstream è facile ridicolizzare il personaggio da circo che va lì a dire no, ma non esiste proprio. Cioè, secondo te sono complici del sistema o sono proprio cretini patentati? Ma lo scimunito è sempre al potere, cioè questa è la cosa straordinaria, no? Cioè la funzione dello scimunito è fare lo scimunito, evidentemente, ma senza bisogno che ci sia una sorta di complotto, cioè il cretino ha sempre portato acqua al mulino del potere. C'è un vecchio proverbio francese, adesso il francese non lo conosco, comunque insomma nella traduzione italiana suona più o meno lo sciocco è la cavalcatura di Satana, no? L'idiota è la cavalcatura di Satana. Cioè l'idiota è in qualche modo esattamente funzionale a questo tipo di discorso, no? Cioè il fatto che anche negli ambienti, tra virgolette, critici riguardo al potere siano fioriti personaggi di questo tipo, in una certa misura è inevitabile. Il problema è che certi personaggi poi sono naturalmente quelli che finiscono poi nelle interviste, finiscono poi per essere messi in evidenza. Cioè, è chiaro che quando in televisione poi si parlerà di gente che critica nei confronti del Green Pass, ecco, tireranno fuori lo sciroccato della situazione che nega pure che esiste il Covid, il terrapiattista e via dicendo. Insomma, no, questo è evidente, è un gioco però in una certa misura automatico, cioè non c'è bisogno neanche di crearlo. Purtroppo questo tipo di mondo e di società ha creato queste larghe fasce di, diciamo la verità, di disadattati, chiamiamoli col nome loro, di gente che comunque sia perde completamente il centro, perde completamente il buonsenso poi alla fine, che sono in qualche modo ormai figure quasi istituzionalizzate. Ecco, ecco, voglio su questo chiedere il conforto anche del professor Guido Maria Cappelli, che la battaglia, cioè, c'era un momento in cui si poteva anche sorridere, no? Di alcuni personaggi dava spettacolo, che fanno un po' di colore, fanno un po' di folklore, insomma, da Pappalardo in giù. Però in un momento complicato come questo, con un governo che ha oramai gettato la maschera, con la fine delle nostre libertà fondamentali sulla base della costruzione artificiale di un racconto terroristico fomentato ad arte, il nostro campo si deve organizzare su basi razionali, forti, compatte. Non possiamo più permetterci nelle nostre file personaggi da circo che finiscono per screditare una lotta che adesso è diventata indispensabile. Non si può più scherzare, non si può più fare finta di nulla, perché siamo dentro una dittatura che rischia e attenta alla vita di ognuno di noi. Ecco, lei che ne pensa, professor Cappelli? Allora, la necessità ormai impellente di organizzarsi in maniera politica e tenendo conto della maggiore possibilità di unità e sotto gli occhi di tutti. Questo è un dato di fatto, è assolutamente sotto gli occhi di tutti. E
Se c'è un ritorno da parte sì, c'è un ritorno in cuffia. Ecco, prego gli altri ospiti di non parlare mentre parla il professor Cappelli, che non sentiamo. Prego. Esatto. Quindi questa necessità c'è, ed è tanto più impellente perché effettivamente nel campo, diciamo, quello che chiamiamo un po' in gergo il movimento anti-Green Pass, insomma l'opposizione, chi sta, i contestatori, chi sta protestando, tutto pur di non farsi chiamare con la nuova parola stilla gialla, che è il Novax, nella cui categoria ormai entra qualunque cosa negativa, il sistema è riuscito, il potere a fare questo. Allora questa necessità è assolutamente impellente quanto più avanza la situazione e quanto più ci rendiamo conto che dentro il campo dell'opposizione c'è una varietà gigantesca che va dal singolo avventuriero al partito politico già invece strutturato che riesce a portare un discorso. Questo è così. E questo è quello che spiega quello che io stavo dicendo prima, che ovviamente non è che il governo dell'irrazionale è irrazionale, è ovvio che è il contrario, come è stato ben detto. Il governo produce effetti con effetti cognitivi, di distorsioni cognitive molto forti, con una serie di misure che sono in sé irrazionali, pianificate razionalmente, non c'è il minimo dubbio, perciò lo chiamo governo dell'illogico. Questo è importante da capire perché secondo me questo è il punto centrale che sta rendendo anche molto difficile compattare un'opposizione. Io poi, e questa è la seconda parte della risposta, prima ho detto che infatti mi attengo solamente allo scenario visibile, quindi non faccio dietrologie, non suppongo, non faccio presupposizioni, ho delle mie idee, però devo anche dire una cosa. Molto chiaramente. Allora, c'è una verità di fatto nelle situazioni. Quando la verità diventa oggetto di dibattito pubblico, allora noi abbiamo una verità di fatto e una verità costruita, come devo dire, mediatica, mediata, proposta. Va bene? Allora, la verità di fatto è che c'è una forma influenzale, un virus diverso dagli altri, più potente, che ha colpito un certo numero di persone in una certa fase. Ma ci sono dei personaggi che negano perfino questo, cioè con questi non bisogna parlare, bisogna smetterla di dare corda a questi tipi. Ho detto, dal singolo avventuriero, cioè il singolo pazzarello, fino al partito c'è veramente di tutto. Ovviamente questi qua vanno quindi effettivamente messi al loro posto, cioè ignorati, questo non c'è dubbio. Questo però neanche deve farci cadere in una, che non è il caso di qua, però io parlo diciamo in maniera generale, nemmeno nell'aderire eccessivamente alla narrativa, cioè insomma la dico là anche un po' come una provocazione. Ce ne sono state di grandi epidemie anche nell'ultimo secolo, no, questa non è la spagnola, mi pare che non da medico possiamo dire, no, empiricamente questa non è la spagnola. Ora una situazione di questo genere, secondo me, un governo che non fosse, come lei ha detto, un'espressione molto bella, moralmente corrotto, governi, e voglio dire un'elite non moralmente corrotta, governi seri che rappresentano il popolo, le avrebbero prese facendo probabilmente il contrario di quello che hanno fatto, cioè non diffonderla, non farla diventare un terrore mediatico, non dico chiudere le notizie, ma certamente prenderlo con razionalità, disporre una serie di mezzi medico-sanitari e andare avanti. Va bene? Quindi il vero problema che noi abbiamo non è che il virus non esiste, è chiaro che il virus esiste, è chiaro che questa influenza è più forte, è chiaro che tutti abbiamo conosciuto gente che ha avuto problemi e anziani che se ne sono andati prima del tempo. Questo è così, però non era detto che per combatterlo bisognava creare un intero sistema mediatico. No, ma questo, su questo sottoscrivo, cioè è chiaro che è un problema che esiste, che è stato creato da quelli che hanno in mano i mezzi di informazione, e quelli che hanno in mano i mezzi di informazione hanno tutto l'interesse a veicolare un terrorismo funzionale al cambiamento politico, ma quelli che invece negano l'esistenza stessa del problema sono complici degli assassini che lo hanno creato. Questo mi pare evidente. Non c'è dubbio, non c'è dubbio, fanno il gioco degli assassini che l'hanno creato. Di fatto lo coprono, sono come YouTube che all'inizio ci impediva di dire che il virus è artificiale e naturalmente impedendo di denunciare il reato non si possono denunciare gli assassini che il reato l'hanno commesso. Mi pare un gioco chiaro, ma io voglio dire molto seriamente, noi non siamo i grillini, ecco, lo voglio dire ai tanti svalvolati che magari si aggirano anche dalle nostre parti. Ecco, noi non abbiamo bisogno di mettere insieme personaggi come Sibili, ad esempio, che era quello che prima denunciava il Bilderberg e adesso se ne sta lì a fare
il viceministro, mi pare una cosa del genere, e ad essere più realiste del re. Noi non vogliamo prendere in giro nessuno, non vogliamo mettere insieme gente suggestionata, deboli mentalmente, noi vogliamo essere un'avanguardia politica e culturale, per cui io prego tutti quelli, siccome non vogliamo prendere in giro nessuno, prego tutti quelli che amano, diciamo, visioni, come dire, un po' più stravaganti, andatevene dove vi pare, ma non qui, perché questo non è un posto adatto per voi. Leggiamo questa notizia qua, che non è nuova, però è ripetita Juventus. Ecco, secondo Montagnier, per primo aveva spiegato che il coronavirus è stato manipolato per un vaccino anti-AIDS. Le rivelazioni del premio Nobel, queste sono già del 17 aprile del 2020, sono intervenuti su un genoma, dice, un lavoro da apprendisti stregoni, la natura non accetta queste manipolazioni e con il tempo le elimina. L'aveva spiegato fin dall'inizio Montagnier che è stato un lavoro fatto in laboratorio. Silvana, è stato deriso ed è stato trattato come se fosse un vecchio rincoglionito. Silvana. Lui ha detto immediatamente, ma non solo lui, un enorme numero di persone ha detto che il virus è stato ingegnerizzato. Poi lui ha ingentilito dicendo forse mentre cercavano un virus per l'AIDS, ma questo non è a livello di forza. Io vorrei aggiungere una cosa, se mi permetti. Lui ha avuto la forma del Covid in maniera non violenta, anche perché è un uomo forte, e poi, perdonami l'arroganza, perché avevi il mio numero di telefono. Quindi non solo ti ho dato le medicine immediatamente, ma tu sapevi che avevi qualcuno a cui telefonare. In moltissime persone, invece, tutto questo è ingigantito dal terrore. E tutto questo è peggiorato dalle cure che arrivano in ritardo, perché se tutti sappiamo che la prima regola da quando hai un'epidemia in corso è far fuori il 10% di medici e il 15% di infermieri. Non solo, ma siccome siamo tutti sospesi, siamo sospesi quelli che non ci sono vaccinati, siamo in maggioranza quelli che diamo le terapie domiciliari. Adesso hanno abbattuto Ippocrate. Molte persone non hanno più le cure domiciliari precoci, quelle fatte da farmaci banali e utilissimi, perché sono stati sospesi dagli ordini dei medici. Io vorrei sottolineare anche questo nelle virgolette, irrazionalità, chiuse virgolette, di come si cura un'epidemia. E vorrei ricordare un vecchio fumetto che era stato fatto all'epoca del nazismo. Era stata fatta questa storia e la Walt Disney aveva accettato di farne un cortometraggio. Si chiamava Little Chicken. Una volpe si riesce a convincere un galletto piuttosto scemo che il cielo sta per crollare sul pollaio. Gli butta in testa un pezzo di legno su cui è dipinta una stella, lui riesce a convincere le galline e tutti quanti scappano attraverso un tunnel che, ho indovinato un po', porta nella tana della volpe. Gianluca, ci sono delle persone che stanno dicendo chiaramente quello che accade, insomma, personaggi che non sono facilmente mostrificabili dal mainstream, cioè non è gente che spaccia, diciamo, teorie un tanto al chilo, che si inventa questioni suggestive per accalappiare i gonzi, ma personaggi come Agamben, come Freccero, insomma, che stanno dicendo chiaramente, guardate che siamo al centro di una progettualità razionale che va denunciata per quello che è, cioè una progettualità infame e malefica. Ecco, tu pensi che possono essere loro, può essere quel gruppo lì che oggi tiene il punto, provando, insomma, a difendere uno spazio di democrazia minacciato? Cioè, secondo te sono loro oggi un'avanguardia di resistenza? C'è un detto cinese stasera, non lo so perché, ma mi vengono in mente tutti questi detti, che dice che quando arriva una valanga, cercare di fermarla con le mani è abbastanza stupido, e allora bisogna cercare un rifugio, far passare la valanga per poi, una volta passata la valanga, magari andare a salvare chi è stato travolto dalla valanga. Forse è imbarazzante dirlo, però in questo esatto momento, probabilmente a livello di massa, la manipolazione è stata così efficace e così perfetta da un certo punto di vista che non credo ci sia, almeno nell'immediato, da sperare. Cioè, la stragrande maggioranza della massa si sveglia al momento in cui va a toccare con le mani la tragedia, ecco. Che secondo me poi toccherà con mano e non dovremo aspettare neanche troppo, secondo me. Però in questo momento le persone sono sostanzialmente inebetite dal desiderio di ritornare a questa mitologica vita precedente che in realtà probabilmente non riassaporeranno mai più se non in momentanei assaggi. E questa è la ragione, per esempio, per cui la stragrande maggioranza dei giovani o cosiddetti tali oggi si fa vaccinare, cioè vogliono ritornare alla vita di prima.
vogliono essere inseriti in questo tipo di sistema, disperatamente, perché non conoscono prospettive di tipo diverso. Ah, la possibilità che concretamente invece si pone è quella proprio di fare, di creare, come posso dire, delle nicchie di alta qualità. E qui tu hai citato alcuni pensatori, insomma, indubbiamente di altissimo livello, per resistere, per poter al momento poi opportuno aiutare anche quelli che attualmente sembrano invece trascinati giù a valle dalla valanga, probabilmente anche senza accorgersene. Perché ripeto, i mezzi che ha a disposizione oggi la manipolazione di massa non sono quelli degli anni 30, sono molto 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 più raffinati, sono stati affinati in decenni di esperimenti anche collettivi. Noi sappiamo benissimo che gran parte delle mode collettive degli ultimi 50-60 anni sono assolutamente artificiali e create in laboratorio, da quelle degli anni 60 in poi. Quindi, ed è stradimostrato anche a livello storico, ne abbiamo anche parlato in questa sede più di una volta. Le tecniche sono diventate quindi raffinatissime, la maggior parte delle persone possono anche farsi venire un dubbio, ma avrebbero una difficoltà enorme ad accettare la verità, hanno paura di accettare una determinata verità, perché accettare la verità, cioè sapere, capire, comprendere e intendere che noi oggi siamo governati da una cricca di criminali eterodiretta, probabilmente da poteri che non hanno nulla a che fare neanche con il nostro paese, nel senso stretto, è veramente troppo, no? Mi sembra di ritornare un po' all'immagine di Matrix, no? di Neo che viene liberato e a un certo punto ha una crisi di nervi perché non riesce ad accettare la verità nella sua crudezza, nella sua brutalità. Ecco, esattamente quello che oggi ipnotizza la maggior parte dei nostri simili. Nessuno, credo, ha un quoziente intellettivo così basso da non capire che c'è dello sporco. C'è dello sporco oggi in quello che sta accadendo, ma sono veramente pochi quelli che sono disposti ad accettare questa verità fino in fondo, cioè ad accettare che siamo veramente al centro di un gioco di manipolazione spaventoso. Ribadisco, la gente si accorge della verità o è costretta ad accorgersi della verità nella stragrande maggioranza dei casi quando veramente il proprio mondo collassa. Al momento in cui collassa, e io sono profondamente convinto che prima o poi questo accadrà, perché comunque il sistema che si sta creando è un sistema talmente folle nella sua lucida follia, abbiamo detto che è estremamente concepito in maniera assolutamente lucida, che comunque non potrà andare avanti indefinitamente, cioè ci sarà comunque un momento di crisi, ci sarà. Ecco, non aspettiamo questo momento di crisi. Io voglio dirvi una cosa, non mi sono vaccinato e non consiglio a nessuno di farlo, ecco, proprio assolutamente non sono fra quelli che ritiene adesso che la vaccinazione sia salvifica. Conosco tante persone vaccinate con doppia dose che stanno male, alcune molto male, una persona cara che ho conosciuto, anche anziana, vaccinata con doppia dose è improvvisamente morta dopo essere risultata positiva ad un tampone ed aver avuto un calo improvviso dell'ossigenazione nel sangue, per cui posso testimoniare direttamente per quello che ho visto e sentito negli ultimi giorni che nella migliore delle ipotesi questo sistema non funziona, ecco, nella peggiore invece serve per fomentare all'infinito un'ansia che non deve finire mai. Andiamo verso le conclusioni di questa puntata. Professor Cappelli, questo Green Pass durerà per sempre? Questo Green Pass è entrato nel nostro sistema, in quello che loro hanno dichiarato dal primo minuto, che si chiamava la nuova normalità, e quello che stanno cercando di implementare è la nuova normalità. Io, diciamo, non ho molto da aggiungere perché sono sostanzialmente d'accordo con quanto è stato detto fino adesso. Sono convinto che le elite globali, e quindi chiaramente eterodirette, e quelle italiane da quelle straniere, ma di cui fanno parte anche settori di quelle italiane, perché Draghi non è affatto un burattino, Draghi è uno di loro, Draghi è un proconsole, è un italiano solamente nell'anagrafe, si è formato, si è mentalmente formato, intellettualmente formato in tutti altri ambienti, che sono ambienti sostanzialmente cosmopoliti. Le elite, chi le conosce, chi le ha studiate, come io faccio da decenni e decenni, sa che fin da Platone sono per l'eugenetica.
da Platone a Voltaire, che dice tutto per il popolo, ma senza il popolo le elite, quando perdono il controllo popolare, perché se noi dobbiamo pensare che tutte le democrazie costituzionali occidentali sono il frutto di secoli e secoli di costruzione politica per controllare la bestia del potere, perché poi questa bestia, che non è prescindibile, perché non si può prescindere dal potere politico, ma che è continuamente ti minaccia con strafare, con uscire dagli argini e dai limiti e con lo schiacciarti. Da Platone in poi, qualunque pensiero che le elite non controllate potessero avere di manipolazione dell'umano è stata fatta. Quindi, per quello che mi riguarda, io credo che noi dobbiamo infatti attrezzarci ad affrontare un cambiamento di sistemico. Io lo vado dicendo continuamente, questa è inquadrata come una crisi di civiltà. E una crisi di civiltà è una cosa molto seria, perché coinvolge praticamente tutti gli aspetti della vita umana. Anche l'autopercezione di sé, anche la nevrosi continua, anche il fatto che, avendo dato un nome a questa, un nome potente a questa non peste, che però si conviene viene affrontata come una peste, su ciascuno di noi il nome agisce. Ciascuno di noi è preda del nome, è preda del gridare l'epidemia. E quindi le conseguenze sono molto forti. Non voglio sembrare pessimista, nel senso che secondo me nella storia non bisogna essere né ottimisti né pessimisti. Stiamo entrando in una fase, è una fase storica, quindi non è un problema che si risolve in 2, 5, 10 anni, è quello che appunto loro chiamano nuova normalità. Ci dobbiamo confrontare in maniera per l'appunto razionale, quindi sono molto d'accordo con quello che lei diceva prima, cioè tagliando le ali, tagliando gli estremi, tagliando questi falsi amici che invece la buttano in caciara e rendono tutto ancora più irrazionale, ancora più illogico, dunque favorendo il governo dell'illogico, e dobbiamo attrezzarci con la ragione, con il dialogo, con la conversazione, con la forza delle idee, ad affrontare una cosa che certamente è di lungo periodo, perché qua il problema non è, noi diciamo, il Green Pass, ma qua il problema non è il Green Pass in se stesso, qua il problema, e lo sappiamo tutti, è una struttura per la quale noi passiamo al diritto concesso. Va bene? Dai diritti inerenti alla persona umana, noi stiamo passando a un regime di diritti in concessione, di diritti autorizzati, regimi che infatti anche all'università io lo noto, no? È da qualche anno che uscivo regime autorizzatorio, e non si era mai sentita questa storia. Anche quando dovevi essere autorizzato si chiamava regime autorizzatorio. Cos'è questo regime autorizzatorio? È l'idea che piano piano si va estendendo in tutti i livelli, a tutti i livelli della società, del fatto che certe cose che prima per te erano scontate, ora, dopo 40 anni di gioco dell'apocalisse, perché questo poi è un'altra cosa, cioè qua molta gente, addirittura di gente d'accordo con noi, è convinta che il mondo sta finendo, che effettivamente siamo troppi, cosa che non abbiamo trattato, ma che invece è una delle chiavi di volta di questo fatto, perché non è affatto vero che siamo troppi. Va bene, lo posso dire, dice, ma tu sei un demografo? No, ma non è affatto vero, come non era vero quando lo diceva Malthus. Noi non lo sappiamo. La scienza non è fare le previsioni su 50-100 anni, quella si chiama magia, è un'altra cosa. E purtroppo noi invece stiamo subendo decisioni politiche prese sul virtuale, su modelli matematici farlocchi, come dice Gibilisco, cioè impossibili da verificare, su un'idea di apocalisse, di crollo generale, che infatti permette al potere qualunque cosa e ti induce ad obbedire su qualunque cosa. Ed è su questo scenario di apocalisse indotta che tutto diventa una tragedia. Allora, se tu dici che il cambio climatico, il cambiamento climatico, i problemi climatici possono anche esistere, ci sono enormi problemi di inquinamento, non c'è il minimo dubbio, ma se tu metti in dubbio... Sì, però professore, a furia di parlare di riscaldamento globale nevicherà ad agosto, insomma c'è freddo che non si è mai visto, prego. Appunto. E invece se infatti tu non ne parlano manco loro più di riscaldamento, perché più parlano di riscaldamento più nevica, ora parlano di cambiamento, così cambiare. Loro sono passati dal global warming al climate change, e adesso stanno direttamente, anche questo è il gioco del caos, parlando proprio direttamente di apocalisse, di previsioni terribili, che è il dispositivo con il quale stanno inducendo l'intera società ad accettare questa idea del diritto che non è più inerente alla persona, ma deve essere oggetto di concessioni volta per volta date da che cosa? Da un governo politico? No, da una tecnocrazia.
che è quella che realmente ci sta governando. Quindi crisi di sistema, cambiamento di fase completo, noi dobbiamo fare lo sforzo titanico veramente da Sansone di ribaltare questo meccanismo che adesso sta cominciando e cercare di farlo tornare sull'idea del diritto come qualcosa di inerente. Speriamo di farcela. Andiamo verso le conclusioni di questa interessante puntata, ripartendo dal tema principale dal quale siamo partiti. Cioè, è completamente fallita nella migliore delle ipotesi questa campagna vaccinale spacciata come salvifica, ma non è che lo diciamo noi, lo dicono i centri stessi del male. Ecco, leggiamo questa notizia, ad esempio. Ecco qui, Covid, Organizzazione Mondiale della Sanità, ovvero Tana delle Tigri, il luogo dove si annidano tutti gli assassini globalizzati, quelli che complottano davvero sulla testa di ognuno di noi, dicono loro, dice: l'Europa è l'unica regione al mondo in cui salgono i decessi, sono oltre 3,3 milioni le nuove infezioni registrate, 2,1 milioni delle quali nel continente europeo. In calo i contagi in Africa, Medio Oriente e Sud-Est asiatico, ovvero dove la vaccinazione non è mai partita. Ecco, Silvana, come si fa a negare un dato come questo? Cioè, il continente più vaccinato è quello dove si muore di più, quello dove non hanno vaccinato nessuno, non muore nessuno, la conclusione può mai essere funziona. Silvana, Marletta, e chiude il professor Cappelli. Volume. Funziona benissimo, ma dalla quinta dose non abbiamo fatto, non abbiamo ancora fatto abbastanza. Ecco, se vuole dire qualcosa anche l'avvocato, prego. La irrazionalità razionalmente decisa è funzionale ad una produzione normativa caotica, quindi irrazionalità anche la produzione normativa, perché altrettanto funzionale a creare l'incertezza del diritto. Ora, siccome il diritto è la struttura della nostra società, crollando la certezza del diritto, a cui tutto è funzionale, crolla la certezza del vivere, e quindi l'accettazione di una libertà, come è stato ripetuto, una libertà su autorizzazione, o come ha detto Agamben, una libertà su concessione. Dobbiamo riappropriarci di questa normalità, della nostra normalità, e creando le basi, appunto, escludendo anche coloro che invece tutto sommato leggono in modo irrazionale quello che sta accadendo, perché non sono capaci di capire il piano che ci sta dietro. Marletta, ci sono una serie di personaggi che stanno spuntando come funghi, vanno in giro portati in processione come madonne pellegrine dal mainstream a dire: no, ci siamo pentiti, il vaccino salva, non dirò più che acqua di fogna, com'è bello il vaccino, mi sono salvato per miracolo e finalmente Pfizer mi ha resuscitato, adesso andrò in ogni angolo del mondo ad annunciare la lieta novella. Ecco, questi altri personaggi, noi sappiamo che il mainstream non fa niente a caso, cioè sono stati allevati apposta nel nostro campo, tra virgolette, quello dei resistenti, e poi sono usciti fuori come cavalli di Troia, cioè secondo te li hanno mandati dall'inizio? Perché in genere quelli che fanno gli estremisti, no? Che sostengono le tesi più strampalate, come che il virus non esiste, che è tutta un'invenzione di gente che ha il problema soltanto nella testa. Ecco, questa gente, secondo te, ce la mandano apposta nel nostro campo e poi escono fuori all'improvviso come amici del giaguaro? Ma purtroppo un altro famoso detto, e così concludiamo i detti per stasera, dice che ogni uomo ha un prezzo, no? E in fondo a tutti quanti in un periodo di crisi economica fa piacere farsi un paio di vacanze alle Maldive, insomma, anche senza mascherina. E poi se ti fai il vaccino, hanno detto che non, comunque in terapia intensiva non ci finisci, e se finisci in terapia intensiva non muori, e se anche muori, a questo punto immagino che Papa Francesco sarà d'accordo, va in paradiso, cioè, per cui questo non c'è dubbio, in ogni caso è cosa della guadagna, insomma. E allora vediamo se andremo in paradiso. Una volta si diceva che la classe operaia andrà in paradiso, professor Cappelli, invece mi pare che Draghi li ha mandati in un altro posto un po' più ameno. Hanno trovato il coraggio Landini e Bombardieri di dichiarare lo sciopero generale contro il venerabilissimo Mario Draghi, ma questo mi sembra più un atto blasfemo che non politico. Come osa questa plebaglia insomma, mettere in difficoltà quest'uomo così candido, così bello, che ha sempre ragione? Ecco, vogliamo in conclusione stigmatizzare l'atteggiamento di questi sindacalisti che, anziché prostrarsi, inchinarsi di fronte alla luce incarnata che è Mario Draghi, osano persino dire che faranno uno sciopero generale di poche ore? Ecco, insomma, lo vogliamo dire che la plebaglia deve tornare al suo posto? Allora, una manfrina
funzionale al sistema, così come per esempio poteri al popolo, che infatti stanno, questa finta estrema sinistra, infatti stanno da tutte le parti nei talk show, perché sono proprio il comodino del sistema, la stampellina che legittima l'intero coso. Hai capito? Mi hanno fatto anche lo sciopero generale e siamo proprio una democrazia. Il fallimento storico, il tradimento, e guardate, io non sono uso a usare parole di questo tipo, soprattutto proprio la parola tradimento, che c'ha un forte connotato e significato, ma questo è un tradimento. I sindacati hanno tradito la loro missione, la loro funzione. Ne rimangono pochissimi, anzi ne rimane soltanto uno in realtà in questo momento, pieno di difficoltà, pieno oggetto non a caso di attacchi feroci, violentissimi da parte del cosiddetto mainstream. La tentazione delle nostre civiltà e delle nostre società è quella periodica dell'esclusione di sacche di persone. Siamo davanti a un'ondata di questo tipo. Io non voglio lasciare un messaggio pessimista, perché nelle macerie che la politica e il sindacalismo hanno aiutato a creare, perché non le hanno create del tutto loro, hanno detto ci sono dei poteri privati molto più potenti, cosmopoliti, che non stanno qui, non stanno probabilmente da nessuna parte fisicamente, diciamo, non hanno radici e origini, questi stanno conducendo il gioco, ma si sarebbe potuto opporre molto di più fin dagli anni 90, ed è stato dagli anni 90 che è cominciata una opera sistematica di tradimento, e parlo di tradimento perché è stato volontario, perché ci hanno riempito la testa di tante bugie, a cominciare dalla famosa flexi security, in cui ti dicevano che cambiavi e lavoro da un momento all'altro, invece poi è diventata la precarietà generalizzata. E così è stato con tutto, fino a consumare il tradimento estremo di quell'ambiguo episodio del mese scorso di ottobre con la CGIL e di quella foto ignobile in cui l'omone Landini sembrava più basso con la mano appoggiata sulla spalla, e il tradimento generale di adesso, un vero disastro di cui non finiranno mai di pagare la colpa storica. Nel frattempo vi comunico, così state più tranquilli, che la Scala di Milano, ecco, facciamola vedere la notizia del Corriere, con un lunghissimo applauso per Mattarella. Tutti in piedi, dal pubblico gridano bis, ecco, bene, bravo, bis. Il presidente Mattarella ha ricevuto lunghi applausi dal pubblico della prima della Scala, notoriamente composta da ceto medio e proletario. Il direttore ha sollevato la bacchetta in segno di saluto e di rispetto. Ecco, d'altronde un uomo che ha difeso così bene la nostra Costituzione, la nostra libertà, insomma, è il minimo che si gridi, che qualcuno possa gridare bis. Ecco, perdere Mattarella, insomma, sarà davvero difficile, ecco, sostituire un caposaldo, un difensore così arcigno, così fiero dei nostri diritti costituzionali, ecco, non sarà semplice. Ecco, cominciamo, insomma, magari diciamo una preghiera, se siete d'accordo potremmo recitare nella mente un rosario per far sì che resti Mattarella per altri 7 anni, ma anche per altri 14, o a vita. Ecco, non so, Silvana, se sei d'accordo anche tu, organizziamo una veglia di preghiera per il Presidente. Ecco, non ci abbandoni, Presidente, che ci ha difeso così bene. Sono convinto che anche Marletta e il Professor Cappelli si uniranno a questa preghiera. Ecco, lo spirito... 3 dosi di Mattarella. Siete d'accordo tu? Quindi mettiamoci un po' così, chiudiamo in senso mistico la puntata. Mattarella, non te ne andare. Rimani con noi, non ci lasciare da soli in questa valle di lacrime. Senza di te il paese rischierebbe di vivere dentro un sistema dittatoriale, con gli uomini magari costretti a mostrare un codice persino per poter salire su un autobus. Ti prego, non lo fare, rimani, solo tu puoi evitare questa deriva. Te lo diciamo contriti, piangendo, mi metterei pure in ginocchio, però la telecamera poi non mi riprende, fai finta che sia già in ginocchio, siamo tutti qui insieme, ti preghiamo, rimani, 7 anni sono pochi, 7 anni si sta in Tibet, al Quirinale almeno 14. Grazie a tutti voi, grazie a Silvana Di Mari. Arrivederci, grazie. Mattarella resta, però, ascolta le nostre suppliche. Grazie Marletta, Mattarella resta. Grazie a te Francesco. Salute anche al professor Cappelli. Resta Mattarella, non te ne andare. Grazie, arrivederci, viva Mattarella. Ecco, viva Mattarella, diciamolo tutti insieme, siamo 4.700 adesso in diretta, uniamoci, perché magari 5.000 persone che pregano insieme mettono in moto, insomma, forze dello spirito che
suggeriscono a Mattarella di rimanere. Ci uniamo noi umilmente, perché noi non siamo nella Scala, siamo nello Scantinato, quindi la Scala è una cosa più prestigiosa, però noi con la nostra umiltà, con diciamo, il nostro silenzio, però di chi sa, conosce la bontà, la bellezza, la gloria, la giustizia che è dentro Mattarella, ci uniamo a questa preghiera e dicembre rimani con noi. Ecco, non, perché te ne devi andare? Io proporrei di dedicargli un minuto. Parla? Lo spirito parla. Chi è che parla? Chi parla? Un bel santo. Pensavo che era lo spirito di Sapienza. Più modestamente, prego Marletta, non ti offendere, però pensavo che le mie preghiere erano già state esaudite. Prego. Vabbè che tu sei un po' nello spazio. Un bel salmo per il nostro presidente, tipo il salmo 109 sarebbe utilissimo secondo me. E vai, vai, ormai che l'hai detto, lo vuoi dire, prego. Ma chi ha una Bibbia a casa poi se lo trova, insomma. Cioè, ecco, vabbè, però se lo dici così. Allora ragazzi, recitate i salmi, non, aiutiamoci in questo momento, non sottovalutiamo la gravità del momento. Immaginate cosa potrebbe essere questo paese senza Mattarella. Io sto già sudando, anzi chiudo il collegamento perché non vorrei insomma perdere lucidità proprio sul finire. Grazie a tutti voi cari amici per essere stati con noi. Mattarella resta. Grazie a tutti. Bene, cari amici di Visione TV, si conclude qui questa nostra puntata. Grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che con il Controcanto ritorniamo domattina alle 11, sempre in diretta. Questa sera alle 21 un'interessante intervista a Stefano Puzzeri. In più c'è il TG nel pomeriggio. Insomma, stiamo cercando di lavorare ancora di più e meglio per offrirvi una informazione non asservita. Possiamo farlo però soltanto potendo contare sul vostro sostegno economico. Ci potete aiutare con bonifico, con PayPal, potete andare sul nostro sito www.visionetv.it e ci potete garantire un sostegno mensile, una forma diciamo di abbonamento che ci consente di guardare al futuro con maggiore serenità. Grazie a tutti voi, una buona serata. Mattarella rimane.